Eccoci qua ragazzi, questo è l'arrivo di Ford Chacal. Siamo arrivati alla grande, oggi la macchina ci ha assistito, è stato veramente uno spettacolo. Dopo 4 giorni di fatica e sacrificio, Stefano Rossi e Alberto Marcon sono arrivati al bivacco di Ford Chacal con la luce del giorno, cosa che fino ad oggi non avevano ancora provato. Una tappa dunque più positiva delle altre e con un morale in forte crescita per questo proseguimento dell'Africa Eco Race. Dai, finalmente ce lo siamo anche meritati, dai, dopo 3 giorni di sofferenze. Però da fare innanzitutto un ringraziamento all'assistenza, che è 3 giorni che ci rimette la macchina in condizione di poter ripartire sempre a qualunque ora e in qualunque condizione. Bravi. Oggi è stata veramente una bella tappa, era la più lunga, erano quasi 500 km, però sono veramente contento e soddisfatto perché siamo riuscito a esprimerci. Nell'abitacolo Alberto è stato veramente di supporto, ha fatto il suo lavoro in maniera incredibile, mi dava sempre le note, le direzioni, a volte spesso succedeva di dove si trovava gente, una a destra, una a sinistra, noi dritti, via, andavamo lisci, veloci e senza perdere tempo, un secondo di attenzione via da una nota all'altra, è stato veramente bravo, mi è stato di supporto e ce l'ha messa tutta e si è vista. Senti, una piccola foratura? Vabbè sì, ci sta. Il lago ci stava, quasi non me ne ero neanche accorto perché si andava lo stesso, ma certo. Abituato ai problemi, figurati per una gomma non ci si faceva neanche caso. Passeggiata, è Alberto. È stato l'odore che ci ha fatto sentire che stava quasi andando a fuoco. No, bene, bene, Stefano è stato bravo oggi perché è partito abbastanza tranquillo per risparmiare la macchina e per testare un po' i problemi dei giorni passati. Poi man mano abbiamo visto che tutto era a posto, abbiamo preso un po' di ritmo e abbiamo accelerato un po' di più, ma bene, c'erano dei pezzi molto veloci dove si è tenuta una media abbastanza alta e problemi particolari per fortuna no, quindi tutto bene.